Sono venuti a trovarci quest'oggi nei nostri studi televisivi gli amici di Nico Music Camp and Tour che si appresta ad iniziare il prossimo 10 luglio. Diversi comuni del Maceratese coinvolti, ne parliamo quindi con il direttore artistico Vincenzo Pierluca e con Piero Pietrani, coordinatore dell'intero progetto. Iniziamo da te, Vincenzo, una bella iniziativa questa che si ripete ormai da diversi anni. A che edizione siamo arrivati? Allora, quella di quest'anno era la terza edizione, e che facciamo con molto entusiasmo proprio sull'onda del successo delle altre due. Abbiamo riscosso comunque un grande successo anche quest'anno, nonostante che sono molte le attività dedicate ai giovani in questo periodo estivo, però molte famiglie soprattutto scelgono proprio questa attività formativa musicale del Nico per i loro figli. Che cosa fanno quindi nello specifico e a livello pratico? Allora, i ragazzi hanno lo scopo, diciamo così, di stare insieme per formare fondamentalmente due orchestre e due cori. Il Nico Junior sono le due orchestre, divise per età, quindi ragazzi delle elementari, Nico Junior, e il Nico per ragazzi delle scuole medie e superiori fino a 20 anni. Mentre poi abbiamo i due cori, il coro giovanile e il coro di voci bianche. Vogliamo approfittare di questa occasione per dare anche qualche numero di questa edizione 2023? Sì, allora, diciamo, i partecipanti totali sono circa 170, quelli che diceva Vincenzo, naturalmente, cioè gli allievi, più abbiamo 30 insegnanti e quest'anno abbiamo anche il Nico Senior, praticamente, cioè i genitori dei ragazzi che iscritti partecipano praticamente alla realizzazione di un gruppo che poi si esibirà nel concerto penso di Tolentino. Diverse le ore di lezione che coinvolgeranno quindi gli allievi. Qual è la durata effettiva di Nico? Allora, e c'è il camp che dura dal 10 al 14 luglio, dal mattino praticamente al tardo pomeriggio. Al mattino faranno le lezioni individuali di sezione e le prove orchestrali. Poi ci sono anche i laboratori. Abbiamo un totale di lezioni di circa 140 ore di lezioni individuali, 20 ore abbondanti di prove d'orchestra, poi con tutti i laboratori organizzati dall'Unicam, dall'Arcom e quant'altro. Vincenzo, le iscrizioni sono terminate, come dicevamo, sei i concerti che si svolgeranno in sei diversi comuni del nostro territorio. Come si prepareranno poi i ragazzi per queste performance dal vivo? Sì, i ragazzi saranno seguiti dai docenti fin da subito e appunto avranno queste prove a sezioni, proprio come una vera orchestra professionale. Tra gli iscritti, ad esempio, 10 flautisti, 10 pianisti, 10 percussionisti e poi anche tutti gli altri, anche per esempio un oboe, e avrà proprio insegnante che preparerà la parte. Poi avranno delle ore di prove collettive. E il direttore, i direttori di questa orchestra saranno uno sono io e l'altro è Massimiliano Luciani. E questo permetterà appunto ai ragazzi di affinare il repertorio. Abbiamo scelto il tema della pace quest'anno, quindi tutti i brani, sia cantati che suonati, alla luce di questo tema. E i brani sono arrangiati molto bene, orchestrati da un compositore del territorio che è Luca Verdicchio. E molto bello sarà quello di Marcella Polidori, che è una grande conoscitrice della vocalità giovanile e infantile, che farà proprio un laboratorio per il nostro coro giovanile. È un laboratorio che abbiamo organizzato grazie alla collaborazione con l'Arcom, che è l'Associazione Regionale dei Cori Marchigiani. Appuntamento quindi Piero con il primo concerto, ricordiamo ovviamente che sono tutti ad ingresso libero. Sì. Allora, il primo concerto del Nico Junior, perciò con i ragazzi più piccoli, sarà a Castelrimondo il 14 luglio. Poi abbiamo il 15 luglio a Camerino, il 16 luglio a Pollenza, il 17 luglio a San Ginesio e terminiamo la parte estiva con il 18 luglio qui a Tolentino. Poi ne avremo un altro il 3 settembre a Petriolo.